Non è facile, Gigi. Finisce una storia bellissima, iniziata 20 anni fa. Ci viene di chiederci com'è stato possibile. No, dispiace per... non per me, dispiace perché per il movimento, dispiace perché abbiamo fallito un qualcosa che anche a livello sociale poteva essere veramente importante e di conseguenza niente, questo è l'unico rammarico che ho e non certo quello di finire, perché alla fine il tempo passa, è tiranno ed è giusto che sia così. Dispiace che l'ultima partita, diciamo, ufficiale sia coincisa con una non qualificazione mondiale. Non è facile adesso mettere a fuoco perché è successo. Forse abbiamo sottovalutato tutto l'impegno complessivamente. Abbiamo avuto l'illusione che fosse facile, non lo era. No, quello no. Quello no, non abbiamo sottovalutato niente, perché... chi gioca queste partite, chi le ha giocate, sa cosa vuol dire affrontare queste squadre, sa cosa vuol dire, sa quanto dispendioso sia fisicamente recuperare un gol a livello mentale, a livello psicologico. E quindi sottovalutato non sicuramente, probabilmente non si è riusciti a esprimere il meglio, ecco, di quello che avremmo potuto fare. Quello sì. Cosa si è mancato secondo te? Ci è mancato l'energia e la lucidità per fare gol, però alla fine loro hanno fatto una gara come quella dell'andata, è stato uno spareggio che si è deciso per degli episodi che a loro sono andati bene, a noi sono andati male, però quando ti vanno male gli episodi è perché probabilmente hai delle colpe, quando ti vanno bene hai dei... vuol dire che è meritato.